Buonasera a tutti ragazzi, peccato. Da San Siro, appena finita la partita 2-1, peccato veramente, perché abbiamo visto un Inter che ha dato tutto, un Inter che ha fatto di tutto per cercare di portare via la partita, però era ci sono due o tre elementi che sono disturbanti, ci sono due o tre elementi che a me spiace dirlo, ma che fanno, non sono da Inter. Lazzaro da quando è entrato ha rovinato la partita. Bravi ragazzi, un applauso bravi. A questa squadra che ha dato tutto, bravi, e magari bravi. L'Europa League possiamo vincerla, perché alla portata dell'Inter spero di non andare lì a passeggiare, giusto? Che esce un Inter che ha combattuto, ci hanno annullato tre gol e da qua non tutti fuori gioco sembravano fuori gioco, non so da casa, ma da qua almeno due sembravano regolari, o non è vero, o mi sbaglio? No, Lukaku due gol però se li è sbagliati e anche questo ha fatto tanto. Ragazzi, però l'emozione di venire a San Siro a prescindere dal risultato è una cosa indescrivibile, quindi rimarrà il bel ricordo di essere venuti a vedere questa partita. Peccato vedere... solo il risultato. Peccato solo il risultato, perché il gioco l'Inter l'ho avuto, un bel gioco. E contro il Barcellona non è buona. Dobbiamo sempre ringraziare Conte, che con quello che gli è rimasto riesce comunque a produrre, a fare. A emozionarci, perché ragazzi l'esplosione che c'è stata al gol di Lukaku allo stadio, soltanto da qua si può capire, da casa non è la stessa cosa, ci abbiamo creduto, soprattutto quando il Dortmund pareggiava, però io faccio una considerazione, se l'Inter contro metà Barcellona deve faticare per fare un gol e prende due gol su quattro tiri, meglio così, almeno andarsi a giocare l'Europa League, perché quest'Inter purtroppo essendo appena nata non è pronta per la Champions, non è pronta, quindi io spero soltanto che l'Inter non sottovaluti l'Europa League, usciamo a testa alta, ma adesso l'Europa League cazzo dobbiamo provare a vincerla, quindi ragazzi complimenti alla curva, sentiteli, è meraviglioso, hanno cantato fino al 93, quanto durò il recupero di Kamankugis, si capio? È stata un'emozione bellissima, a prescindere dal risultato, dispiace tantissimo, ma adesso pensiamo alla Fiorentina, perché dobbiamo conservare il primo posto. Quindi ragazzi, da San Siro purtroppo è tutto, un saluto da entrambi, domani vi monterò il video Road to San Siro con tutte le parti emozionanti della partita, del pre-partita, della prima a San Siro. Ragazzi, io vi saluto, se il video è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. Iscrivetevi al canale, ragazzi, nel bene e nel male, in Champions o in Europa League, amala.